Luca Carmignani, direttore dell'unità operativa complessa di urologia presso l'ospedale policlinico San Donato e presidente della fondazione della Società Italiana di Urologia. Che andiate accompagnati o che andiate da soli, purché andiate, l'età in cui cominciare a prenotare la visita dall'urologo. Allora, da una cosa normale a se non l'hai fatto lo devi fare adesso. Certo, parliamo di cose diverse. Se ci sono dei sintomi che possono essere sangue nelle urine, coliche, poi se volete ne parliamo, certo. Disturbi urinari, e così bisogna andare sempre. Se invece parliamo di prevenzione, l'età per cominciare è appena finisce l'età pediatrica. Appena uno si allontana dal pediatra, il maschietto dovrebbe andare dall'urologo per vedere se lo sviluppo segue il suo corso normale. Okay. E evitare certe malattie della fertilità o altre malattie. Più o meno è? Dopo 18, l'adolescenza, cioè, anche se, prima. Anche dopo 18, l'adolescenza. Ecco, no, 18, se vai ancora dal pediatra, secondo me è giusto che dici che guardi la mamma e dici: mamma, sono grandino. No, anche però. Il pediatra cioè. Si farà una ragione che sei cresciuto, accetterà che vai da qualcuno. No, no, no. Però questa cosa non è scontata da maschio, lo dico, e da figlio maschio, cioè il fatto che nell'età in cui poi quel tipo di organo venga anche più usato, perché esci appunto dalla pubertà e entri nell'adolescenza, andare a fare una visita ti leva un sacco di ipotetiche paure, ansie, dubbi o periodi di infelicità, di non comprensione, di paura. Sì, perché poi non è solo una visita, di solito l'urologo anche educa, insegna a fare, certo, la sopalpazione dei testicoli per evitare tumori o altre cose, e ti spiega cosa devi fare e cosa non devi fare. Esatto. Le malattie sessualmente trasmesse. Per dire quando cominciare, e che in questo modo poi oggettivamente entri dentro un percorso, certo, che si rinnova automaticamente. Certo. Detto questo, velocemente una domanda arrivata al 347-342-5220. Ho una curiosità che mi perplime, cioè mi assale veramente da tantissimo tempo, perché tanto mi dico di voler prendere un appuntamento da un andrologo, però qual è la differenza tra andrologo e urologo? Professor Carmignani. Ma non ci sono differenze, nel senso che l'andrologia è una branca chirurgica dell'urologia. Ok. Per cui, cioè, magari anche all'interno dell'urologia ci sono specialisti che magari si occupano più di uroginecologia, di oncologia, e poi ci sono specialisti urologi che si occupano di andrologia, poi esiste una parte di andrologia anche solo medica, però diciamo in genere le due cose sono appaiate. Ok, questo per dire che dal messaggio che abbiamo sentito è proprio il nostro ascoltatore a cui volevamo arrivare, sì. Cioè quella persona che è tempo che sente che dovrebbe farlo, non lo fa ancora magari dietro questa cosa, ma dove devo andare, di qua o di là, vai. Fratma, vai, perché è il tuo momento. E credimi, ci sarei grato di questo. No? Fate, prego, come lui, fate le domande, fatele tutte adesso. Fate le domande. Dai. E qua noi non lo facciamo uscire da qui, lo teniamo legato fino alle 19. Sì. Bene, sì. Vogliamo cominciare, Valentina? Ne sentiamo subito una. Ciao, ho una domanda per l'urologo. Io credo di andare spesso in bagno, perché, che so, mettiamo il caso che sto prendendo delle birre con gli amici. E io vado molte volte più spesso rispetto a loro. Ho 33 anni, abbiamo tutti la stessa età, per cui mi chiedo se è un problema congenito, se appunto una visita può togliermi dei dubbi. Grazie. Bravo, bravissimo. Bravo. Assolutamente deve andare a fare una visita dall'urologo, perché esiste una patologia che è quasi congenita, che comunque si manifesta già in età giovanile, che si chiama sclerosi del collo vescicale, che porta a questi disturbi che sono simili a quelli dell'ipertrofia prostatica, per cui non diamo tutto per scontato che sia la troppa birra o altre cose, ma andrei dall'urologo, perché è semplicissimo fare diagnosi, basta fare un esame non invasivo che legge la potenza del getto d'urina, per cui e a quel punto si corregge con una mezza pilloletta. Allora, la birra fa da matto, come ti cambia la vita, capito? Per cui sì, grazie per la domanda e grazie per prenotare la tua visita. Ce n'è una che fa il paio con questa. Sì, sentiamo. Salve, Daniele Devran, volevo sapere, io faccio fatica a fare l'urina, diciamo la pipì. Sì. Dipende già dalla vescica infiammata, dalla prostata o roba del genere?
bisogna contestualizzarla, vedere quanti anni ha naturalmente, però il fatto che uno si accorga a fare fatica vuol dire che deve andare a fare una visita. E lì avrà la risposta. Avrà sicuramente. Ecco, ma cioè, nel senso, già buono che hai voluto tirare fuori questa cosa che magari ti ronzava nella testa, mescolata tanto alla paura, e non c'è da aver paura, c'è da andare dall'urologo che ti metterà una. Ma poi la felicità dopo. Perché finché il dubbio è l'ansia, ti ci svegli pure la notte, o comunque ti ci addormenti, il pensierino ti bussa la testa. Sì. Dopo cammini a due metri da terra. Ma per la gioia. Ragazzi, vi faccio sentire il messaggio di un uomo felice. Sì, sentiamolo. Ci piace. Io e i miei testicoli ipermobili salutiamo e ringraziamo tutti gli urologi d'Italia. E noi salutiamo voi, ragazzi. Con grande gioia. Che bello. Passiamo a domande scritte. Sì, sempre al 347-342-5220. Ne metto insieme due, dottore, che hanno la stessa tematica e chiedono entrambi se è il caso o no di fare vasectomia. Entrambe le persone che scrivono sono due uomini che hanno entrambi due figli. In un caso uno non vuole obbligare la moglie a prendere la pillola o gli anticoncezionali, l'altro invece dice: mia moglie si rifiuta perché dice che è troppo presto. Ma intanto è una bellissima domanda, perché già culturalmente il fatto di sapere cos'è la vasectomia, che consiste nel chiudere i canali deferenti, che sono quelli che trasportano gli spermatozoi, e che quindi poi si possono avere rapporti sessuali senza rischio di procreare. Esatto. Ma è reversibile o irreversibile? È difficilmente reversibile. Okay. È un intervento un po' complesso quello di essere reversibile, però uno può anche congelare il seme, perché se cambia idea o c'è qualsiasi situazione diversa rimane l'unico sulla terra e può congelare il seme. Però è una bella domanda, la scelta naturalmente è personale, noi non possiamo entrare nelle scelte, cioè, noi possiamo dire, non è una di quelle cose che uno può suggerire. No, è una cosa, io informo in che cosa consiste, quali sono gli effetti collaterali, che non ci sono praticamente. E poi dopo sarà una scelta personale, individuale. Però io posso dire, però è un intervento da 10 15 minutes, ecco. Però dottore, nel rifiuto di questa moglie che diceva è troppo presto, non parlando di volere altri figli, non vorrei che si credesse che questa cosa infici sulla capacità sessuale. Non infici sulla capacità sessuale, non fa venire altre malattie urologiche. Ok. Questo è parola dell'urologo, sì, va bene? Sì. Altre domande? Valentina, ce ne abbiamo un'altra al volo? Vado. Buonasera, ho il testicolo destro che è il doppio di quello sinistro. Non so adesso se il sinistro è piccolino, ma quello destro insomma. Bravo che hai mandato il tuo messaggio. Bravo. Io ti ringrazio personalmente, perché vuol dire essere proprio in confidenza con noi, e di questo ti ringrazio. Direi che è il caso assolutamente di una visita urologica, a maggior ragione se l'aumento di dimensioni è avvenuto recentemente e c'è qualcosa di duro, cioè di una consistenza differente, subito dall'urologo. Altrimenti bisogna andare dall'urologo a fare la visita per vedere qual è la diagnosi, se diciamo uno è troppo piccolo, perché ha avuto degli insulti durante lo sviluppo, e comunque si può correggere o vedere qual è la causa principale, ecco, di questo. Ok, però in grande serenità. L'unica cosa è di correre se uno sente un aumento di volume improvviso correlato, abbinato appunto a un aumento di consistenza del testicolo. Allora aspetta, facciamo così, diamo proprio le cose di urgenza, cioè mettiamo una canzone e poi ci racconti esattamente quali sono le condizioni in cui tra dire ok prenditi un attimo ma fissa la visita, oppure chiama ora l'urologo. Okay. È chiara la differenza, no? Certo. Detto questo, però, siccome appunto tanti non ci sono andati, perché lo stiamo capendo adesso che è diventata una cosa un po' nuova, allora però ci sono dei casi in cui è necessario immediatamente fissare una visita? Sì, ci sono dei casi che non vanno sottovalutati. Primo fra tutti, in ordine di frequenza, è la presenza di sangue nelle urine, che viene spesso sottovalutato perché si dà la colpa a infezioni. Invece può essere il primo segno di un problema importante a livello della vescica o dei reni, anche un problema oncologico. Per cui direi che questo sintomo non va mai sottovalutato, poiché magari a seconda della gravità si debba andare. Anche se magari uno non ha dolore, per esempio. A maggior ragione.
ecco. La maggior ragione se non ha dolore. Le robe brutte non fa male, mi sembra di aver capito un po' in generale. Un po' una generalizzazione, però sì, diciamo di sì. Vivo di queste cazzate. No, no, mi tengono viva. Cosa però lo dire? Sto proprio anch'io, no, che non è sempre però, così. Però il programma si fonda su tante generalizzazioni. Sì, certo, però intanto stiamo facendo il nostro piccolo bene. No, però. Ti pregherei, sei qui apposta. Dottore, io sto segnando, quindi sangue nelle urine. Poi le coliche renali. Le coliche renali, non sempre sabbiolina, ma alcune volte sono calcoli che si incunano nell'uretere e bloccano l'uretere e quindi poi portano, si rovina il rene. E quindi anche se passa il dolore, bisogna lo stesso farsi vedere e fare degli accertamenti. Poi abbiamo, come abbiamo detto prima, una cosa importantissima che è la presenza di masse o di testicoli che aumentano di dimensioni e di consistenza. E poi ci sono tutti i disturbi urinari, tipo la fatica a urinare, e queste sono le urgenze. Ok, per urgenze però, io te lo dico da ipocondriaca e da paranoia, da incarnazione della paranoia, ok? Quando tu fai questi esempi, secondo me, io non vorrei che le persone che magari si possono riconoscere in questi sintomi pensino già al peggio e quindi automaticamente, invece che, perché questo fa il cervello delle volte, sì, certo, invece che dire ok vado, è ok ci sono, sto qui fermo e muoio, capito? Guarda, è molto diffuso, questo è una reazione più diffusa di quanto tu pensi. No. E invece le cose che ha detto e che ha elencato Carmignani sono tutte cose che sono i campanelli grazie ai quali poi state da Dio. Sì, ecco, la diagnosi precoce. La diagnosi uguale cura, quindi veramente che sia la vostra grande chance di dire meno male, quindi alzo il telefono e prenoto una visita. Diciamo così, sono dei segnali che vanno ascoltati, quindi subito. Approfittare. Subito, prima subito. Lo fate, più comunque poi vi togliete i dubbi e state bene e sicura e tutto il resto. Sì. E tra le più frequenti domande, dice ne sono arrivate veramente tante e sono tutte uguali, riguardano il problema dell'eiaculazione precoce. È pertinenza dell'urologo? Sì, urologo-andrologo, è un problema molto comune fra i giovani che hanno una maggiore sensibilità. Il ruolo del medico è quello di discernere fra quelle che possono essere le cause organiche, fisiche, cioè alterazioni anatomiche tipo il frenulo breve oppure processi infiammatori tipo le prostatiti, e invece problemi che possono essere psicologici, in quel caso li passa allo psicosessuologa. Ragazzi, il problema è risolto. Ragazzi, più contenti voi, più contenti i vostri fidanzati, le vostre fidanzate. Cioè, veramente stiamo parlando di questo, cioè di cambiare la qualità della propria vita, ma in generale, questo per la prevenzione in generale. Noi ci siamo voluti caricare del fardello urologia perché davvero forse è un po' quella dimensione poco trattata e forse anche il nostro modo di comunicare certi argomenti si adatta bene a quella dimensione, di proprio perché noi con i nostri ascoltatori abbiamo una grande confidenza, far sentire a proprio agio le persone dove magari su argomenti o su cose dove magari non hanno tutto quell'agio. Dopodiché c'è un sondaggio su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram, per fare un sondaggio, semplicemente perché eventualmente contro il suo volere Carmignani tornerà per un grande speciale eiaculazione precoce. Guarda, o anche perdita improvvisa di erezione, stanno già cominciando ad arrivare tutte le casistiche del caso, delle quali non si parla, non ne parla nessuno. E le persone sono sole. Un messaggio, cioè il deficit erettile in potenza, come vogliamo chiamarla, può essere il primo sintomo di una malattia a livello dei vasi, quindi coronarie. E quindi non è solo un sintomo riferito alla sfera sessuale, ma può voler dire che uno ha delle arterie che si stanno rovinando in tutti i distretti corporei. Però insomma, che questo argomento venga trattato, che venga gestito proprio con la serenità con cui forse stasera per la prima volta dopo un anno e mezzo che abbiamo intrapreso questo percorso insieme, fuori onda ci siamo un po' congratulati vicendevolmente, no? Stiamo cominciando a raccogliere quello che era il progetto iniziale, e cioè rompere un po' quel tabù, perché tutti i tabù in questo programma vengono presi a pedate in faccia, perché sono proprio quella cosa per cui poi quando l'hai superata dici ma io per tanto tempo ho fatto fatica per niente, e siccome di fatiche nella vita ce ne aspettano tante.
quelle inutili, ragazzi, veramente sbattiamole fuori dalla porta, perché c'è poco, come dire, no? Ma sì. E quindi grazie Luca, grazie, grazie tantissimo. Grazie a voi, la nome della Società Italiana di Urologia. Grazie a voi, e sei precettato, adesso sì, capiremo, forza. Ma a breve, insomma, grandi speciali. Quindi amici all'ascolto, preparatevi. Preparatevi, tutti dall'urologo. Ragazzi, appuntamento a domani. Dove con andare? Una puntata di Glielo Diciamo Noi pazzesca. Sì. Grazie ancora, grazie, Carmignani. Grazie a voi. A domani. Ciao. Ciao.